Dopo il grande successo di Made in Naples, è in libreria il nuovo libro di Angelo Forgione, autore e blogger meridionalista. Dov'è la vittoria? Il titolo del libro, e affronta in una maniera diversa la questione meridionale trasportandola sui rettangoli dei campi di calcio. L'autore è stato ospite della nostra redazione, accolto e intervistato da Riccardo Giammarino, direttore responsabile di E Azzurro, la testata sportiva del nostro gruppo editoriale. Qual è il legame che c'è tra la questione meridionale e il calcio e come ci sei arrivato tu a questo punto di analisi? Ma semplicemente partendo da quell'interrogativo profondo che poi è sotto gli occhi di tutti, cioè questa differenza, questa sperequazione di scudetti che ci sono tra il nord e il sud. 103 scudetti del nord con quello della Juventus di quest'anno contro gli 8 del sud se consideriamo le squadre della capitale, quindi Roma e Lazio. E questo comunque è un interrogativo che ti fa capire certe dinamiche partendo proprio dal percorso unitario dell'Unità d'Italia in cui si era creata una elite di giocatori al nord e invece al sud c'era un dilettantismo assolutamente sfrenato. Da vecchio a noi di Azzurro ha rilasciato una lunga intervista in cui dice che il fatto che in Serie A ci siano solo due o tre squadre del sud Italia sia un fenomeno legato esclusivamente alla crisi economica. Assolutamente no, la crisi economica è qualcosa di contingente che oggi attraversa tutta la nazione. Al sud questa crisi la viviamo da sempre sostanzialmente, quindi come dicevo prima il calcio italiano nasce con una già netta divisione tra il nord e il sud. Il campionato italiano dell'inizio del Novecento era un campionato settentrionale, non era un campionato nazionale, se lo disputavano loro. Questa situazione si è poi riperpetrata nel tempo e oggi non è cambiato assolutamente nulla. La percentuale delle squadre meridionali che si affacciano al palcoscenico della Serie A non supera storicamente il 20%, quindi non è una questione contingente dei tempi moderni, è una questione assolutamente storica della nostra nazione e del nostro campionato. Quindi in base alla teoria che tu esponi in questo libro, il fenomeno Maradona è un errore di sistema? È una variabile di sistema più che un errore, io la chiamo variabile, come per esempio è una variabile quella del Cagliari. Sono variabili che si sono scatenate, sono venute fuori grazie alla politica, grazie alla finanza. Ricordo per esempio la questione di Maradona fu dovuta a un pool di banche che fu messo insieme dalla Democrazia Cristiana che aveva degli uomini chiave nel consiglio d'amministrazione del Napoli, altrimenti Maradona non sarebbe mai potuto venire a Napoli. L'ultimo decennio De Laurentiis come lo giudichi? In un fenomeno calcistico come quello moderno in cui tutte le società si indebitano, vediamo quello che succede a Parma e senza andare troppo al di là, e allora un presidente come De Laurentiis che ti assicura una solidità economica e comunque ti mantiene ad alti livelli, credo che sia un bene piuttosto che un male. Quindi si può considerare anche un'inversione di rotta rispetto a quello che è il sistema che tu hai analizzato? Sì, rispetto al sistema analizzato e soprattutto a quello che è il sistema meridionale di fare imprenditoria, credo che De Laurentiis sia una variabile quantomeno stabilizzante per quello che è il fenomeno calcistico a Napoli.